giornata vuoi passar tra tanti amici come al mar. La tua domenica sarà. Eccoci qua per la prima puntata di Una giornata con. Allora, siamo in direzione Padova, dove tra poco incontreremo la protagonista di questa puntata. Vi do qualche indizio per indovinare di chi stiamo parlando. Diciamo subito che lei detiene dei record. Allora, è la prima donna ad aver cantato al Madison Square Garden di New York. E è l'unica donna italiana ad aver vinto 3 Sanremo, pensate un po', 67, 69 e 74. Poi è stata l'unica cantante italiana ad aver girato in tour nell'ex Unione Sovietica con 40 date. Poi è stata l'unica cantante italiana ad essere stata invitata al Teatro Regio di Parma, questo tempio della musica lirica veramente famoso in tutto il mondo. E poi lei è anche una conduttrice, perché se io vi dico ad esempio, non so, 100, 100, 100, vi viene subito in mente che stiamo parlando di Ok, il prezzo è giusto, dove vi voglio far sapere che io ho partecipato per ben 2 volte vincendo. Allora, beh, avete già capito che stiamo parlando della grandissima Iva Zanicchi, proprio lei. Questa è una giornata nuova, piena di energia, una giornata con Mirko. Io sono emozionatissimo sapendo che tra poco la incontrerò, la abbraccerò. Insomma, e avrò la possibilità anche di sapere tante cose, aneddoti, segreti, curiosità sulla sua vita privata, la discografia, insomma tutto quello che l'appartiene. E poi vi devo dire anche che oggi parleremo del suo nuovo album che si chiama In cerca di te, dove ci sono delle cover famosissime, 1000 lire al mese, Amare un altro, Arrivederci, e l'apertura di questo disco è proprio T'ho voluto bene. L'ho saputo amare, non dimentica. Or di questo amore. Prato della Valle, Padova. Allora, adesso andiamo in mezzo alla gente, perché oggi è giornata di mercato, a vedere che cosa ci dicono di Iva Zanicchi. Andiamo! La conosci Iva Zanicchi? Non tanto, non ascolto quel genere di musica. Vabbè, una grande cantante. Oh, la Zanicchi. Sì, mi piace. E cosa gli piace di lei? Il modo che ha di fare. La sua spontaneità, la sua allegria, la sua... è fantastica. Che cosa mi piace? La cantante e la personalità. Una giornata con me. Iva, sono qui. Ma Santa Maria. Ciao, piacere, ciao, ti bacio. Come stai? Bene, bene, tu? Non hai idea, ci siamo persi, abbiamo girato. Allora, carissimo, allora, quanto ci siamo, eh? Adesso ti dico tutto. Praticamente, adesso ordineremo quello che vogliamo da mangiare. Facciamo finta? No, no, facciamo vero. Perché finta? No, no, vero, vero. Io e te? Sì. Io e te mangiamo? Esatto. Sì, no, no, non si preoccupa. Mentre mangiamo, parliamo sì, sì, un po' di tutto, io ti farò delle domande. Allora, io... Ma il ristorante c'è? Un ristorante? Certo. Oh, finalmente. Era bello. Ora. Mamma sì. Mia, un'emozione nel sapere di incontrarti, guarda. Ma e davvero? Ti devo anche dire che io ho fatto 2 volte Ok, il prezzo giusto. Quindi, come concorrente? Certo. E cosa hai vinto? Cosa ti ho fatto vincere? Ecco, brava. Perché io mi ha licenziato perché facevo vincere tutti. Ah, lo ecco, sai? Per questo. Certo che suggerivo a tutti. Ma è sì, vero, sì. Sai che mi hai suggerito veramente? Ma io suggerivo davvero. Quelle volte che tu mi hai suggerito ho vinto. Ma è naturale. Poi mi ha chiamato il produttore e mi ha detto: senti, ma o la pianti oppure ti dobbiamo lasciare a casa. Ecco. Ho detto: beh, allora lasciatemi a casa, ma io non posso non aiutare. Esatto. No, esatto. Però insomma, no, ogni però tanto. Tu sei così ed è bello perché sei così. Ti posso offrire qualcosa da bere? Ma grazie, però volevo io offrire qualcosa a te. Io costo poco, acqua non gasata. Uguale, quindi bene, allora portateci dell'acqua non gasata, va bene. Esatto. Allora, 50 anni di carriera, Iva. Ai noi, sì. Hai festeggiato sì. questo cinquantennio? Ma guarda, io 50 anni li festeggio già da 4-5 anni.
e ho intenzione di festeggiarli ancora. Ancora? Perché ti devo dire, allora, Castrocaro l'ho fatto nel, mi ricordo, 62 forse. Sì. Sì, 62, per cui nel 2012 ho festeggiato i 50 sì, anni. Certo. Poi il primo disco 2014, prossimo anno Zero festeggio. Zero in amore, te lo ricordi? Sì, ma quelli erano provini, io considero il mio primo disco come ti vorrei. Prossimo anno altri 50 anni, ecco. Hai capito? Ogni anno festeggiamo, benissimo. Cica. Come vengo in televisione? Una meraviglia? Va bene, ok. Dov'è il disco? Dopo no, perché io ho dei segretari. sì, stai fresco te. Prima dell'aperitivo, questo ti fa venire l'appetito se lo guardi. Lo puoi inquadrare tu che fai finta di niente? Perché lui è furbo. Allora, dentro questo disco che si chiama In cerca di te, sì, c'è una canzone che si intitola Mille lire al mese. Bellissima. Che tu conoscerai. Se potessi avere mille lire al mese. Ma come sei carino, come canti bene. Grazie, troppo. Allora, male. La mia bambina canta con me. E poi a un certo punto c'è un pezzetto simpatico di rap che fa X. Te lo ricordi quello, certo, che è arrivato secondo X Factor? Come no? Canta. Molto carino, ha inventato delle parole molto buffe. Bellissimo. Però il disco, diciamo che sono, è una raccolta di brani che vanno 40. Dagli anni 40 fino agli anni 70. Sono tutte canzoni che ho sempre sentito, dalla mamma o per radio, canzoni che mi sono sempre piaciute. Poi soprattutto la scelta è stata fatta perché si prestano queste canzoni a essere rivestite un po' jazz, un po' swing, un po' blues, che è lo che io amo. Ma perché io quando sono scesa dalla montagna, dalla famosissima Livorno. Io non. Insomma, noi abitavamo. Sai Cappuccetto Rosso? Certo. Sai dove viveva la nonna col lupo? Nella casetta nel bosco. Esatto. E lì ero in una zona che, anche avendo la radio, perché mio papà, che era un genio, si era costruito da solo una radio. Ma che pensa, sembrava una casa da morto, per dire la verità. E questa radio prendeva solo Radio Monteceneri. Molto male. La mamma è dedica alla figlia, non si capiva niente. Per cui io da lì, quando sono scesa, ho scoperto i cantanti di colore. Ah, sono impazzita. Quindi da lì è nata. La prima volta che ho sentito la Figera, Sarah Vaughan, prima ancora Maya Jackson che cantava solo gospel, io ho detto no, non potrò mai diventare una cantante con dei mostri così. E oltretutto tu detieni un record perché scusa, sei stata. Sento, noi volevamo dell'acqua, sì, la paghiamo, eh? Sì. Lui la paga, ha detto che mi offre lui, guarda che carino, ma piacere. Senta, ci porti un po' d'acqua. Acqua naturale? Senza, non del rubinetto, minerale naturale. Minerale naturale. Quella fin lì ci arriviamo, no? Beh, ma sghema vino, tutto quello no, che perché, vuoi, sai, non vino, ci mancherebbe. No, facciamo anche un po' di spazio così. Lei ci porta anche un, so, un porto un piccolo antipastino. Abbiamo una frittatina con i cipollotti, non è. Abbiamo due insalatine, un'insalatina di arance con cadoro, arance, insalatina valeriana e pinoli, olio, sale e un vedi, po' di pepe. Siamo simili, lì, gusti. Lì. Va bene, ci fermiamoci lì. Sì. Io invece queste... Un'insalatina di puntarelle con le acciughe. Bravo. Ah, tutto tipo romana, buone sono. Queste sono molto appetitose. So. Senta, faccia lei, guardi, perché noi siamo di bocca buona. Lei ci, ci porti quello capito che vuoi. Ho della pasta fritta. Va bene, continuiamo la nostra intervista. Certo. Spero che tu lasci tutto questo, eh. Beh, ma scherzi. Perché questa è vita vissuta, sì, vita sì, vera. Certo. Oh, ragazzi. No, no, ma infatti, assolutamente. Non ti preoccupare. Va bene, perché pretendo di fare anche da regia, sai come sono. Ma io devi, sono la classica. Devi. Sono la classica restora. Sai cos'è la restora? Sì, Emiliana, quella che vuole un po' sopraffare. Che vuole comandare tutto, lei. Esatto. E fa tutto. Va bene. Iva, siamo arrivati già al dolce, ce l'abbiamo fatica. Fatta. Ce l'abbiamo fatta. Io ho preso, apparentemente, perché sono a dieta, una mela. Hai cotta, fatto benissimo. Però dentro c'è la crema. Ti voglio fare una sorpresa. Perché tu devi sapere che questa mattina siamo stati al mercato di Padova, che qui c'è il sabato, e abbiamo chiesto alle persone che cosa pensano di te. Ma dai, non si fanno quelle robe lì pericolose. E invece abbiamo fatto bene, perché guarda un po' che cosa hanno detto. La conosci Iva Zanicchi? Non tanto, non ascolto quel genere di musica. Vabbè, una grande cantante. Ah, la Zanicchi. Sì, mi piace. E cosa gli piace di lei? Il modo che ha di fare. La sua spontaneità, la sua allegria, la sua... È fantastica. Che cosa mi piace... La cantante e la personalità? La signora? No, da quando sei diventata berlusconiana non ve ne parlo. Chi faceva che è il prezzo giusto? Boh,
Ma ti sembra che una persona che guarda quelle trasmissioni? Liva Zanicchi, però mi sembra. Bravo. È un programma di qualche anno fa. Chi lo conduceva? Iva Zanicchi, mi sembra. E se gli dovessi chiedere una canzone che ricorda della Zanicchi, quale sarebbe? Oh, in questo momento non mi viene che freddo fa, no, era Nada, ma forse la cantava anche lei, non lo so esattamente. No, non mi viene in mente quella sua tipica, Zingara. Brava. Bianca, la rima nera. È un fiume amaro dentro me, e dopo carino. Non me la ricordo più. Ma fa gli stessi. Zingara. Prendi questa mano, Zingara. Dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Che sei grande. Auguroni e buone feste. Sì, ciao Iva, continua così per altri 50 anni e dopo ci vediamo. Beh, ma che carino. Direi canteremo in paradiso, guarda, perché mi accompagnerà Zingara anche lì, mi sa. Ma bello! No, beh, no, l'incubo no, certo, insomma, mi si identifica con questa canzone. Beh, ma è normale, voglio dire. Beh, certo. Ma è bellissimo, dai. Hai visto? Grazie per aver eliminato tutti quelli che avranno detto. No, 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 ma è giusto, verità, ma è umano, ma ci mancherebbe. Persone, no, però. No, no, beh, grazie, grazie infinite. Grazie. Adesso a te. Io ti chiedo solo una cortesia. Dimmi, visto dove che devi staremo, andare? Cosa visto devi che fare? Staremo assieme tutto il giorno. Sì, assolutamente. Io adesso devo andare a fare una radio. Ah, mi fai le corna allora. No, vado lì, mi raccomando, comprate il disco, adesso vi faccio sentire un brano. Va sai, bene. Cose che non può. Certo, cioè, sei in promozione e devi assolutamente andare. Devo andare lì a fare certo. La classica barchetta, come se... beh, insomma, è così. Brava, brava, hai detto bene. Allora, noi diciamo ai nostri amici che ci vediamo tra poco al caffè Pedrocchi. Pedrocchi. Famosissimo a Padova. Famosissimo, vabbè, caffè di Padova. Bene, allora, a tra poco. No, adesso... Pagalo sto conto. Va bene, adesso ci vado. Tu vai. Pagalo. Poi magari facciamo 50-50, sai, perché sono in metà e metà. Dai, va bene. No, ciao, no, pago io, dai. A tra ciao, poco. Grazie. Una giornata con Mirko. Ah, che giornata fantastica. Ecco. Come vedete io in pieno sole tolgo gli occhiali e alla notte metto l'occhiale. Ecco, fai il contrario. Faccio tutto al contrario. Ecco, certo. Brava. Certo. Allora, che bello questo bar. È vero, stile Liberty. A noi ci hanno messo in un angolo perché non dobbiamo disturbare, però è mitico. È bellissimo. Questo bar. Senti, politica. Dove? Allora, chi, chi è stato? Dove è andato? Visto che sono ormai 5 anni... che sei appunto al Parlamento europeo. Anche sei, va. Anche quasi sei. Ecco, ma io voglio sapere come è iniziata questa avventura? Perché hai deciso di entrare in politica? Guarda, dovessi essere proprio, essere sinceri, il perché non è facile da capire. Perché questo posso garantirtelo, nessuno me l'ha chiesto. Ah, ecco. Perché tutti pensano che, visto che io sono con Berlusconi, che Berlusconi un giorno mi abbia chiamato, io, sai, tu sei popolare, mi porti un po' di voti, candidati. Te lo giuro, anzi, lui mi ha detto, Iva, non farlo, perché sentirai, adesso sei molto amata, avevo fatto, ok, il prezzo è giusto, avevo vinto i festival, ora sei molto amata, se entri in politica sentirai l'astio e anche l'odio, non lo fare, ma se uno mi dice non lo fare, io... Hai tu capito? È una sfida, tu devi ho detto, lo faccio. Allora è arrivato il momento che tu ti dico, ma tu hai sbagliato, dovevi andare, non con Berlusconi, perché uno. Io ci ho lavorato nelle sue aziende per tanti anni, no? E come uomo lo ritenevo un uomo molto capace, era un uomo buono. Anche era personale, uno... vi conoscete? No, sì, ci conosciamo benissimo, ma io non. Tutti pensano che abbia una grande frequentazione. Io non lo vedo mai. Io l'ho visto in 5 anni, l'avrò visto 4-5 volte. Sempre in occasioni istituzionali, quando riceve certo. Gli europarlamentari, non ho frequentazioni di sorta. E, gli ho creduto, l'ho stimato, gli ho voluto bene, ci ho creduto, adesso però è ora di fare una bella, di svoltare l'angolo. Quindi cosa ci stai dicendo? Che, vado con Renzi? No. Vai con Renzi, brava. L'hai detto ricordatevi tu. Una cosa, io vado con le persone giuste, punto. Io non ho ideologie, né di sinistra, né di destra, né di centro, né di su, né di giù. Io sono per le persone, questo l'ho sempre detto. Ho creduto in Berlusconi. Se adesso dovessi credere ciecamente come ho creduto a Renzi, vado con Renzi. Ecco, quindi non vedo se perché. Berlusconi dovesse dire addio alla politica, io vado con Renzi. Tu vai con Renzi. Sì, anche se Renzi non mi vuole, ci vado lo stesso.
ma cosa ti vorrà sicuramente. Amore, cosa ci ha portato? Tè? Se lo beve lui il tè? No, questo cos'è? Aspetta. No, questo è cioccolato. Ah, è cioccolato. Avevo capito che era tè. Glielo facevo bere a lei, guardi. Allora, Iva, ci siamo presi questo bel tè, questo cioccolato. Madonna, ma non era un cioccolato. Questa era una bomba. Ma no, 300.000 calorie, era proprio da mangiare, era un budino. Sì, veramente, buonissimo. Tremendo. Mi immagino, perché un po' me l'hai fatto sentire. Beh. Allora, Iva, noi ci vediamo dopo per questa bella presentazione che dovrai fare alla Basilica di Santa Giustina. Con piacere. E ovviamente ci saluteremo lì, ok? Ok, mi raccomando, scrivetemi. Assolutamente. No, ti prego, ci conto molto, perché questa è una trasmissione che mi porterà fortuna. Perché lui, sottofondo, ecco, il disco. Mi raccomando, ciao. Brava, ciao. Una giornata con Mirko. Allora, Iva, siamo arrivati al momento dove tu dovrai presentare questa serata. Siamo contenti di essere stati in tua compagnia, sei stata gentilissima a stare con noi, a raccontarci i tuoi aneddoti, le curiosità, e speriamo di rincontrarci prestissimo. Guarda, hai detto tutto tu, grazie a voi, è stato molto piacevole, abbiamo passato una giornata a Padova, adesso si conclude con questo grande concerto, con questo coro meraviglioso che cantano in modo divino, una serata come tu sai per l'AIL, certo. Per cui è molto importante, io spero di rincontrarti. Assolutamente sì. E ti un abbraccio a tutti e grazie per l'ospitalità, ciao. Grazie a te, ciao Iva. Questa chiesa stupenda, riscaldata, abbiamo tutti in campo. Però adesso così ci manteniamo anche meglio, più freschi, no? Dovevo essere qui l'anno scorso, poi alla mia età, insomma, gli acciacchi sono quelli che sono. Anche stasera ho la febbre, dico, no! E io ci vado anche con la febbre quest'anno. Perché poi sono che c'era anche il cardinale, ci mancherebbe altro. Giornata vuoi passar tra tanti amici come al mar, la tua domenica sarà camminando per l'Italia, chiacchierando chi si incontra. Giornata